veramente significativa che Marco questa sera ci presenterà e che ha portato avanti con grande forza. Noi cominciamo a parlare addirittura a luglio dell'anno scorso, quando venne ospite alla festa dell'unità per parlare di nuove iniziative imprenditoriali. Lui aveva già in mente questo percorso, è riuscito a concretizzarlo e ha lanciato questa formula, il budget complessivo, se non ricordo male, di 20.000 euro dell'iniziativa, di cui 15.000 finanziati dal PD centrale e 5.000 con la formula della raccolta fondi. Poi adesso ci spiegherà, c'è un portale di raccolta fondi bolognese fatto da ragazze, lanciato nel 2012, che sta sostenendo questa iniziativa. Però iniziative come la nostra sono un importante contributo a questa cosa. L'abbiamo ideata, Marco mi disse qualche mese fa, beh, possiamo provare a farla, anche se tiriamo su solo 50 euro, ma giusto per dare il contributo. Io ero dato l'obiettivo di portare un contributo di almeno 150 euro all'iniziativa, fra i 100 e i 150 euro. Questa sera, grazie alla partecipazione di tutti noi e tutto il lavoro, possiamo dire con soddisfazione che il contributo che Granarolo e la comunità allargata, perché abbiamo ospiti da Bologna, eccetera, ci fa molto piacere, darà un contributo di 325 euro. Oltre agli amici di Bologna abbiamo gli amici di Terre di Pianura, in particolare di Altedo Malalbergo, con Chiara che è la nostra segretaria territoriale, Miri e Valentino che fanno sempre capo al circolo di Altedo Malalbergo, quindi sono una platea composita che è la sottoscritta. No, intanto grazie a tutti di essere qui, grazie Maurizio e famiglia, cioè per questa organizzazione. Sì, in effetti è partita così, ci siamo detti perché non fare un momento di incontro che potesse fare parte del crowdfunding. Intanto parto con la spiegazione di che cos'è questa idea. Voi sapete che è stata appena approvata la legge che cambia la disciplina del finanziamento pubblico e impone di ripensare anche a un modo di finanziamento, cioè con delle difficoltà che ci troveremo ad affrontare, ma anche con delle sfide. E il PD di Bologna, non so quanti di voi lo sanno, che per il 97% è completamente autofinanziato. Cioè feste dell'unità, tesseramento, sono i pilastri del nostro autofinanziamento. Quando arrivano i soldi da Roma, stiamo parlando del 3%, cioè meno di 60.000 euro in un budget di 2 milioni di euro. Ora, che cosa abbiamo lanciato noi? Una raccolta di fondi tramite il web. Però l'oggetto non è tanto il recupero dei fondi, è qualcosa di più, è quello che state facendo con questa sera. Cioè state validando un corso, state dicendo questa idea di fare la formazione rivolta ai giovani ci piace, la sosteniamo. E la fiducia che voi mettete, venendo qui questa sera partecipando, che ha valore per noi più del contributo che comunque è importante, per il quale vi ringraziamo. Questo costringe anche il partito a fare una cosa diversa, a rendicontare l'utilizzo dei soldi, perché quando voi vi direte ma questi contributi dove sono andati? Che cosa avete fatto con questi soldi? Noi abbiamo il dovere di rendicontarli, cioè dirvi quante persone abbiamo formato, che cosa gli abbiamo insegnato, perché cosa li abbiamo formati. E quindi trasforma un po' l'attività del partito, creando dei progetti e imponendoci la sfida di raggiungere degli obiettivi e rendicontarli, quello che oggi anche Renzi chiama accountability, no? Cioè dare risposta. Quindi l'obiettivo del crowdfunding vero è ricostruire il legame di fiducia tra gli iscritti, gli elettori, tra quello che a me piace chiamare comunità del Partito Democratico e il partito. Perché abbiamo deciso di partire con la formazione? Perché secondo noi non c'è rinnovamento vero che non parta dalla formazione politica e dall'innovazione. Perché il nostro compito non è aggiornare l'età anagrafica degli amministratori. Se noi sostituiamo a una bravissima amministratrice uno più giovane che non ha la sua competenza, noi non abbiamo fatto rinnovamento, abbiamo fatto un'altra cosa. Allora, il nostro compito qual è? Fare in modo che le persone, i ragazzi che hanno, le ragazze che hanno voglia di mettere in gioco la loro passione e la loro competenza abbiano la possibilità di farlo in una cosa che faceva benissimo il partito, che si chiamava formazione politica.
Anzi, per rispetto a quel tipo di formazione che veniva fatto una volta e che un partito moderno deve recuperare, perché noi parliamo sempre di, cioè vogliamo parlare di futuro, però il futuro era vice antiche, lì si faceva una formazione che aveva una visione. Ecco, quel tipo di idea, quel tipo di formazione noi l'abbiamo chiamata innovazione politica. Già a partire dal metodo, la raccolta dei fondi è un tipo di innovazione, ma anche nella modalità in cui vengono selezionate le persone. Noi chiediamo un patto di fiducia con i territori. Non saranno delle persone che noi formiamo e che poi consegniamo ai territori come, guardate, questo è un nostro corpo di eccellenza. No, qui non si allevano con l'immaceria. Qui si fa un ragionamento diverso, si chiede ai territori di fare un patto. Quali sono le persone che dal territorio vengono selezionate come persone meritevoli, capaci, che vogliono fare un'attività amministrativa? E noi ci prendiamo la responsabilità come partito di formarli, cioè di fare dei corsi. Abbiamo pensato dei corsi che si dividono in tre moduli. La prima parte sono delle lezioni frontali, cioè lezioni classiche, in dei corsi che saranno sei e si chiamano principi attivi. Perché chi fa amministrazione oggi deve sapere che fare l'amministrazione per il Partito Democratico ha un senso. Qual è il manifesto dei valori? Qual è il codice etico? Qual è lo statuto? Perché questi valori? Perché questa etica e non altri? Come può l'etica orientare l'azione di un amministratore? Queste sono le cose che dobbiamo insegnare ai nostri amministratori, facendo anche dell'autocritica, perché noi sappiamo che siamo un territorio all'avanguardia su alcune cose, però abbiamo anche noi le nostre colpe da espiare, diciamo, a questo punto. E un tema come l'etica, un tema come quello dei valori, non è mai passato, anzi, quanto mai attuale. Il secondo modulo sarà sulla governance metropolitana, perché quello che sta succedendo con andare sulla città metropolitana opera un cambiamento di prospettiva per gli amministratori. Vuol dire che qualsiasi territorio deve essere inserito in un'ottica di governance metropolitana. Come si scrive un bilancio energetico? Come si fa un PAES, come si scrive un bilancio sociale, come si fa rendicontazione, come si può utilizzare la leva della municipalità. Sono tutte cose che un amministratore deve sapere. Ma perché deve impararle sul campo? Perché non può impararle prima, per essere pronto poi quando c'è l'azione amministratoria? Perché i cittadini sono sempre più soggetti, ti chiedono risposte, ti chiedono risultati e te le chiedono anche in fretta. E quindi se vogliamo formarli dobbiamo formarli prima di diventare amministratore. Vado veloce semplicemente per non annoiarmi troppo, però c'è una parte per esempio che abbiamo chiamato nuovi alfabeti democratici, che combina la comunicazione alle nuove forme di gestione del web, che sono nuove forme di organizzazione. Giusto per dire i nomi di chi verrà, perché poi dici sì, vengono a fare lezioni, ma chi fa la fine? Cioè, vengono a fare lezioni persone come Fabrizio Barca, persone come Francesco Nicodemo, responsabile della segreteria nazionale della comunicazione, Dino Menduni, perché la comunicazione voi sapete che è importante, ma tante volte io stesso mi sono trovato a parlare in pubblico così, bravo. Perché invece non fare male? Anche parlare in pubblico è una tecnica che va insegnata, va imparata, va applicata. Poi non può essere solo la tecnica del parlare in pubblico, perché ci vuole anche lo spessore. Però perché non fare un corso di comunicazione rivolto a chi dovrà fare campagna elettorale? Così magari evitiamo di esternalizzare a delle società di comunicazione che tra l'altro sono molto profumatamente. Un altro corso sarà l'europrogettazione, perché un'amministrazione oggi segna anche la sua qualità dell'azione amministrativa nel modo in cui recepisce i fondi comunitari. E voi sapete che noi siamo un paese contributore netto, cioè diamo di più di quanto prendiamo. Perché? Parlo con uno che lavora a Bruxelles e che si occupa di queste cose. Molto spesso non sappiamo a chi chiederlo. Non sappiamo quali sono i soggetti istituzionali del territorio che fanno questo lavoro. B, non sappiamo come chiederlo. C, non sappiamo rendicontarlo, cioè magari facciamo una richiesta, otteniamo un fondo, ma per delle regole non riusciamo a rendicontarlo. Allora, fare una progettazione, far capire che i fondi europei sono delle opportunità per il territorio, per Granarolo, per tutti i comuni della provincia, è una cosa importante perché può segnare la qualità dell'azione amministrativa. Più fondi ho, più opportunità ho di fare le cose che realmente fare. Un'altra parte si chiama economia della cultura. Perché noi
gli amministratori devono capire che con la cultura si mangia, non solo, si mangia, si beve e si gode di un valore che è la cultura. E con fare, insegnare economia e cultura vuol dire fare programmazione di eventi, vuol dire valorizzare i beni culturali che ci sono sul territorio, vuol dire anche capire che c'è una prevenzione, una gestione delle attività del proprio territorio che può essere messa a reddito e che fa valore. E un'ultima parte che si chiama Legalitalia, che affronta il tema della giustizia e della legalità, ma anche qui in termini pratici, cioè in termini rivolti agli amministratori, cioè se voi fate un'esecuzione di un contratto di appalto, un amministratore non sa con chi sta parlando, eppure ci sono dei criteri, dell'indice, delle tecniche per capire se stiamo contrattando con persone che sono legate a organizzazioni criminali. Ci sono dei beni confiscati alla mafia anche nel nostro territorio che devono essere valorizzati e non possiamo fare finta di niente e dire non ci sono, qui non c'è. Perché guardate che alcuni dati ci dicono che ormai l'infiltrazione sta diventando anche qui, anche nel nostro territorio, radicalmente. Questa è la prima parte, lezioni frontali. Poi ce n'è un'altra, che sono i workshop, cioè i seminari di confronto, perché alla fine il valore è quello della contaminazione tra gruppi diversi. Mi sono trovato a parlare per esempio con Edel Frassinetti di Lega Coop e lei diceva ma perché non proviamo, anche noi della cooperazione ci siamo posti il tema del ricambio generazionale, perché non far sì che il corpo dei giovani amministratori si confronti con i giovani cooperatori sul tema il ricambio generazionale? E da qui ci è venuta l'idea, ma perché non combinare queste metodologie di lavoro con altre persone? Per esempio con il mondo del lavoro. Questi ragazzi non potranno andare a dire noi dobbiamo riformare il mercato del lavoro, perché dopo tre volte che l'hanno detto la persona di scelta che se ne va. Dovranno dire come si crea il lavoro, come si valorizza. Voi sapete che in questo momento ci sono delle realtà anche lavorative particolari che stanno nascendo, si chiamano Fab Lab, Maurizio li conosce, cioè sono quelle attività per cui attraverso il web oggi si realizzano anche delle attività nuove, si realizzano protesi dentali attraverso delle stampe 3D, eppure c'è un nuovo mondo del lavoro, che è creazione di lavoro, che va interpretato. E c'è il lavoro tradizionale, c'è il lavoro fatto nelle fabbriche, c'è il lavoro in difficoltà anche, c'è il lavoro che si rischia di perdere. Ecco, tutte queste attività vanno messe in relazione. Le associazioni. Quindi saranno 5 workshop con 5 realtà diverse. Mondo del lavoro, associazionismo, ce ne sarà uno sull'arte dell'ascolto. Perché fare politica oggi vuol dire anche avere la pazienza di saper ascoltare. E non sempre pensare di avere una risposta per qualsiasi domanda. Bisogna sapere ascoltare e non è detto che l'amministratore sia preparato a questo tipo di attività. Lezioni frontali, workshop e dialoghi, li abbiamo chiamati dialoghi, sono i protagonisti del cambiamento che vengono a fare dei ragionamenti aperti alla città. Perché quando io trovo, faccio un esempio, Isabella Serangeli che mi parla della responsabilità sociale dell'impresa, cioè di come un imprenditore può mettere il suo valore per la società, io sto parlando alla città, perché devo chiuderla semplicemente al corpo degli amministratori? Io la devo allargare perché è un evento culturale per tutti. Se facciamo un seminario di storia del pensiero con la Fondazione Gramsci, questo ha un valore per tutti, perché ritorno a fare una cosa che il partito faceva, che era anche cultura politica. Questo è un programma, come vedete, abbastanza ambizioso e anche abbastanza serrato, però penso che sia quanto mai necessario. Anche perché nasceva da un bisogno vero delle persone. Prima di partire con questo corso, io ho chiesto ai ragazzi che hanno partecipato, lì c'è una delle protagoniste di Labo 2, e gli ho chiesto di rendicontare l'attività che hanno fatto in precedenza, per capire anche quali erano gli errori che sono stati commessi. Perché anche qui noi dobbiamo imparare a rendicontare le cose che facciamo. Se ci sono degli errori commessi, si ritorna e si riprende il discorso interrotto e si chiede a loro che cosa volevate. Che cosa vi aspettavate? Questi sono un'ultima notazione sui luoghi. Abbiamo deciso di farlo nelle case del popolo, perché io ho profondo rispetto per le case del popolo, che erano un luogo di formazione popolare, e noi non dobbiamo dimenticare il valore del concetto della cultura popolare, perché se siamo un partito democratico, per noi la cultura popolare è un valore. E allora perché le case del popolo devono essere, diciamo, confinate in una giornata l'anno in cui
si festeggia, se volete, la tradizione, la memoria, il ricordo, ma manca un po' il futuro. Perché non fare in modo che nelle case del popolo si possa fare la formazione degli amministratori che sono già il futuro? E quindi la faremo itinerante questa scuola, non la faremo in derivati, la faremo nei circoli, la faremo nelle case del popolo, la faremo nei territori. E chi, come voi, si impegna a darci una mano e ci sostiene, ci accompagna durante il viaggio. Quindi vi daremo atto di tutte le cose che faremo, registreremo le lezioni, vi coinvolgeremo, vi faremo sapere tutto, vi faremo stalking, alla fine ci direte no, guarda, basta, ci fidiamo. Però dateci la mano per seguirci passo passo, perché è qualcosa di più che stiamo cercando di fare, non è semplicemente un sostegno economico. È un legame di fiducia che stiamo cercando di costruire tra il partito e gli iscritti, perché io penso che se questo sistema funziona, e io sono convinto che funziona, e quindi il crowdfunding per la scuola di formazione andrà bene, poi potremo consegnare questo metodo ai circoli, perché siate voi a stabilire qual è la priorità del circolo che va autofinanziata. Guardate che cambia il rapporto di relazione anche con gli iscritti. Se il partito si trasforma in un soggetto che realizza dei bisogni, delle aspirazioni, delle aspettative degli iscritti, degli elettori, dei cittadini, cambia anche il metodo in cui noi ci sentiamo utili in quello che facciamo. E se noi facciamo politica, c'è un valore, al di là delle ambizioni personali di ciascuno di noi, c'è un valore per la comunità. Credo che il crowdfunding ci aiuti in questo, ricostruire il legame di fiducia nel senso e nella visione della comunità. Quindi, l'ho già fatto troppo lunga, io mi fermo qui, vi ringrazio. Se ci sono domande, fatele. Raccolgo tutte le candidature che faranno e cercheremo di dare risposta, perché vorrei che venisse anche qui valorizzata soprattutto il territorio, anche provinciale rispetto a Bologna, che sarebbe anche questo un cambiamento giusto da fare. E continuate a seguirci sul sito di Bologna, sul sito di questa piattaforma che ricordava prima Maurizio, si chiama Ginger. Anche qui non è stato casuale. Perché abbiamo scelto una piattaforma esterna? Perché il partito non si può improvvisare a far tutto. Queste ragazze sono partite con uno start-up, cioè con una società nata attraverso un bando che era Incredible. Sono quattro ragazze che hanno meno di 35 anni. Anche qui il fatto che siano imprenditrici, giovani, donne, ha un valore nella scelta che abbiamo fatto. E sono le prime che hanno sperimentato il crowdfunding civico. Il Portico di San Luca, la raccolta dei fondi per il Portico di San Luca l'hanno fatta loro. Li abbiamo coinvolti in quest'altra sfida, il crowdfunding per la politica. Perché chi ci dice che non c'è voglia di buona politica oggi si sbaglia. Guardate quante persone sono iscritte alle associazioni, guardate quante persone sono iscritte al volontariato, al terzo settore. C'è una voglia di buona politica. Sta a noi saperla rappresentare e saperla intercettare. E noi siamo convinti che questa voglia di buona politica la possiamo raccogliere anche così. Grazie e unità. Sono già alcuni riguardi anche nei motivi, cioè si pensa di partire. Ah sì, si pensa di partire il 6 marzo con una presentazione del corso con il segretario Raffaele Donini. Quindi ovviamente ci aspettiamo di raggiungere l'obiettivo del crowdfunding, quindi continueremo ad andare in giro a raccogliere le donazioni, ma l'obiettivo è partire il 6 marzo e fare lezioni il lunedì e il mercoledì sera dalle 19 alle 22, in modo che se c'è qualcuno che è un lavoratore può fare tutte le cose. E sarà un periodo abbastanza serrato di lezioni, quindi chiediamo anche un impegno, però a fronte di questo impegno diciamo ci mettiamo molto come valore, per cui anche qui sarà una cosa impegnativa, ma ci divertiremo, soprattutto ci divertiremo. Il programma partirebbe subito lunedì dopo? Il programma parte il 10, parte, se partiamo il 6 marzo, il lunedì avremo le prime lezioni sui principi attivi, manifesto dei valori, per finire a luglio. E poi sono previsti dei periodi di stage, dei periodi di formazione, dei viaggi all'estero, però tutto questo lo vedremo strada facendo. Anche perché sennò le persone si iscrivono per il viaggio, ma... Io volevo chiedere come il TAO, c'è l'organizzazione del TAO quando si parla di giovani, perché
Ci sono diverse definizioni di giovani. In Italia si è giovani almeno fino a 65. 60, esatto. Fino a 65. Era giusto per chiarire, perché io ne ho 37 e quindi... Ander 40. Ok, allora... Cercheremo di fare una classe di non più di 50 persone, per un semplice motivo, perché più, cioè, più vogliamo fare un po' mirato e meno può essere dispersiva la classe. Quindi sul target tra le 35 e le 50 persone, secondo noi, è l'ideale per fare. Sono dei vincoli didattici, ad esempio avete proposto un termine per il quale uno deve partecipare almeno i due terzi. Sì, ecco, questo lo chiediamo. La partecipazione al corso verrà monitorata, verranno messi in una piattaforma anche le lezioni che vengono fatte, verrà chiesta nel workshop, cioè dimostrare le attitudini a risolvere i problemi. Non abbiamo messo invece nessun obbligo tipo bisogna avere la laurea per, anche perché abbiamo... Vabbè, abbiamo dei ministri che non sono laureati, quindi non possiamo chiedere, no, ma anche perché non è questo l'obiettivo che noi vogliamo, quindi non ci sono obblighi di questo punto di vista, però chiediamo voglia di partecipare e chiediamo che siano indicati dal territorio, quindi ci prendiamo questo patto, diciamo, da simulare da entrambe le parti. No, e li contiamo tutto, quindi sono trasparenti. Ci sono altre curiosità, altre... Lava, a te domani Alberto. Sì, io una curiosità ce l'avrei. Chi non partecipa a tutto il corso non può partecipare ai workshop, no? Soltanto ai workshop. Allora, noi abbiamo pensato come un programma unitario, quindi diciamo, anche perché i workshop si pongono alla fine di un percorso di lezione. Se poi ci sono degli interessi a partecipare a dei singoli workshop perché non si ha la possibilità di fare il corso, proviamo a vedere. Perché avevo questa domanda appunto da un'altra nostra iscritta che volevo presentare. Secondo me possiamo, in qualità di uditrice, per esempio a un workshop, possiamo pensare. Tra l'altro la scuola ovviamente è gratuita per chi partecipa, eh? Cioè non c'è nessuna fee, non c'è nessuna tassa di iscrizione, però è chiaro che cerchiamo di dare spazio soprattutto a quelli che partecipano al corso dall'inizio e che si impegnano in questo processo formativo. Era previsto un incontro di studi con Marco, Roberto, che inizialmente doveva essere due, da qui invece verrà più avanti. Sì, verrà più avanti perché era impegnato in questi settimane, non a rispondere al telefono, ma ad altre attività. No, noi abbiamo fatto un seminario con Bacca che era il lancio dei luoghi ideali. Tra l'altro Bacca è stato il primo che ha sperimentato questo crowdfunding per luoghi ideali e gli abbiamo suggerito noi di sperimentare il crowdfunding, quindi è una cosa che è nata da una contaminazione reciproca. E infatti in un video che faremo a breve, che lanceremo, c'è proprio Barca che spiega il valore del crowdfunding per la politica. Ci piaceva coinvolgerlo appunto per gli aspetti formativi, penso nelle prime due settimane, quindi una delle prime lezioni, sulla parte dei principi, dei valori e dello statuto del PD. Saranno lezioni a più voci, perché quello che ci hanno segnalato, per esempio, coloro che hanno partecipato al corso precedente è che a volte avevi una lezione che aveva un orientamento e poi ne avevi una lezione che aveva un orientamento diverso. Noi invece abbiamo detto, perché non fare in modo che le lezioni possano avere anche due idee diverse, che all'interno del nostro partito ce ne sono di idee diverse, a volte anche più di due, però li facciamo confrontare e dal confronto creiamo un valore per le persone che ascoltano. Quindi le lezioni, diciamo, avranno più voci e generalmente saranno voci anche
di parità di genere, quindi sarà un uomo e una donna che interagiranno, insomma, così si ascoltano diverse opinioni rispetto ai libri. Avevamo accennato, se non sbaglio, Marco, con una recente telefonata, anche la possibilità di inserire alcuni temi delle buone pratiche territoriali, tra cui anche Granalab, che è un'esperienza che ci ha caratterizzato. Granalab ci sarà sicuramente, ci sarà Granalab, così come ci sarà l'esperienza, per esempio, di San Giovanni in Persiceto, e ci sarà anche, questo può essere interessante, cioè Chiara Bongiovanni, del forum della pubblica amministrazione, che ci racconterà le best practices del territorio, cioè sull'innovazione sociale. Quindi ci saranno proprio delle esperienze del territorio che possono essere raccontate, perché anche qui io girando spesso mi sono accorto che tra di noi non sappiamo la mano destra che cosa fa la mano sinistra, cioè ci sono delle realtà come quelle di Granalab che magari non sono conosciute da altri territori, e questo è un peccato, perché a volte ci sono delle comunità solari che vengono fatte da alcune parti che non vengono magari conosciute da altre. Allora cerchiamo anche di mettere in relazione le migliori pratiche. Così Marco Viglianti la smetterà di dire. Non potrà più dire quello che dice di solito. Esatto. Grande soddisfazione. Bene, ancora qualche... Noi appunto abbiamo individuato 5 persone, 4 sono qua presenti. Potete alzare la mano? Sì. E Silvia non ha potuto essere presente questa sera perché era seduta un po' tardi, ma è un'altra ragazza che ha dato in mano tutte le attività che abbiamo fatto, ha detto. Una cosa carina è che questo gruppo, in particolare Erika, Chiara e Giulia, si sta impegnando anche per un'altra iniziativa molto simpatica, che è il rilancio della struttura qui sotto. Qui sotto c'è un bar che è gestito dal polo sportivo, una serie di cose, e questa attività viene ripensata grazie alla lungimiranza dell'amministrazione comunale, quindi del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore Puz, di tutta la giunta che ha dato questa opportunità. E le ragazze in particolare si sono impegnate, poi se volete potete raccontare un po' lo stato delle cose a tutti noi che siamo qui, per lanciare questo nuovo progetto, un progetto non solamente di pura distribuzione di attività, ma anche di coinvolgimento, perché è una serie di cose. Erika vuole parlare. Per parlare spontaneamente. Ogni tanto. No, noi abbiamo iniziato l'esperienza quest'estate gestendo l'osteria Paltrinchon alla festa dell'unità di Adriano. Poi c'è stata la proposta di fare qualcosa di più per i ragazzi, per creare insomma una realtà che potesse attirare noi di Granarolo, visto che siamo un po' satellite di Bologna, quindi non c'è un vero e proprio spazio dove ritrovarci, o meglio, ce ne possono essere tanti, ma sono tutti molto sparpagliati, molto settoriali. Quindi creare qualcosa dove poter passare un po' di tempo insieme, però guardando anche sia il ludico ma anche il formativo. Quindi l'idea è quella sì di gestire il bar della polisportiva facendo inizialmente attività proprio di bar, e nel pomeriggio fare attività per i bambini che magari sono a casa, che hanno bisogno di fare i compiti, quindi magari anche le famiglie sapere dove poterli lasciare mentre loro sono ancora al lavoro, quindi aiutarli nel fare i compiti, e la sera fare attività che siano concerti o incontri con scrittori o il cineforum, e anche collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio. Infatti già stiamo lavorando insieme al tavolo del volontariato per fare una bella esperienza per il progetto per la festa del volontariato, che insomma qui abbiamo dato le nostre forze per aiutarli e per poter fare qualcosa di bello tutti insieme, visto che si parla di rete ed è giusto insomma incontrare e riuscire
a mettere insieme tante forze per creare un obiettivo comune, che è quello del benessere nei nostri paesi. E stiamo cercando persone che abbiano voglia anche di mettersi in gioco e di lavorare con noi, a prescindere da avere un profilo politico. Insomma, qui vogliamo proprio che diventi un punto di riferimento per tutti i giovani, a prescindere dalle idee politiche, che possono essere anche un momento di confronto, non solo di crescita da ambole parti. Insomma, questo è un po' il segno, insomma, si può fare meglio. Esiste una pagina Facebook che si chiama Grande Love, scritto proprio Love, perché è una cosa che io lo volete, quindi mi è già che ha già 147 mi piace. Dai, condividiamo tutti e facciamo un esperimento di viralità. E devo dire che anche questa cosa nasce, oltre che dare stimolo delle ragazze, nell'ambito di Grana Lab, perché c'è stata una forte condivisione del percorso legato, come diceva Erika, allo spazio per i giovani, che è così identificativo in un territorio che comunque di giovani che i sedimenti sono abbastanza recenti, quindi questo tipo di necessità. Noi siamo tutti veramente in fremente attesa che queste cose si possano compiere, anche qui al cuore della conversazione, che comunque la polisportiva fa tantissimo, quando ovviamente la presenza anche se non la polisportiva di questa struttura dà modo di rendere più quotidiano il contatto. Tra le lezioni, per esempio, ce ne sarà una della fondazione di Social Street, di una fondazione. Ah, cosa? Sarà interessante anche raccontare come è nata l'esperienza della Social Street, che poi è stata replicata adesso a Torino, sopra l'altra volta, no? Perché sono delle modalità di riorganizzazione dei bisogni poi della comunità, che nascono dalla condivisione. Cioè, a me è capitato entrare in contatto con una realtà che faceva co-working, cioè semplicemente condivisione degli spazi. Me la spiego proprio brevissimamente, ma ci sono delle realtà che ormai non posso più parlare gli uffici da soli. Cioè non ci può essere un architetto, un avvocato, un progettista, eccetera, eccetera. Hanno deciso, risparmiamo, ci mettiamo tutti insieme, così che con un solo studio, diciamo, lavoriamo tutti insieme. Poi si sono accorti che oltre al risparmio, dal confronto di idee, magari quello faceva l'architetto, quello era un giurista, quello era un progettista, e sono nati dei progetti europei di architettura sostenibile, e si è creato un valore, e quello è una forma di riorganizzazione nuova. E allora la condivisione dello spazio da necessità è diventato obiettivo di contaminazione, e sarà una delle storie che vi racconteranno durante le lezioni, che sono interessanti. Se non sbaglio, anche Miri e Valentino erano interessati, dopo che mi diceva Chiara, a partecipare al corso, giusto? Valentino, Valentino è un'istituzione, quando sono stato al primario, quando presentavo la Francia d'Arte. Molto interessante come progetto, penso. Ma i tempi per la candidatura, le modalità, esattamente quali sono? Allora, il prima possibile, nel senso che se vogliamo partire il 6... Stasera poi la tovaglia di carta qua. Sì, sì, potete scrivere il nome qui sulla tovaglia, io poi la porto a casa la tovaglia, ovviamente, cioè tutta intera. Io ho fatto un incontro con i segretari di zona, chiedendo di contattare i territori, i circoli, proprio per fare questa raccolta. Con Maurizio è stata molto, molto semplice, perché ci siamo sentiti... anche per altre cose, appunto per la lezione di granulare, quindi ho detto no, che non fare questo aspettamento. Però le candidature, diciamo, piacerebbe raccoglierle entro il primo marzo, in modo da poter partire subito a 6. I tempi sono stretti, però voi sapete che ormai la velocità è diventata un tratto dell'azione politica, quindi se si riesce a fare un governo in una settimana, io penso che dei nomi riusciamo a raccogliere. Perché poi diciamo, non è che siano tantissimi giovani che hanno l'impegno, il tempo, la voglia e anche
presenza di parte del caso. Quindi è più un discorso, diciamo, di volontà. Sono stati con l'età, però mi ha buttato fuori lo stesso. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare anche ai seminari femminili, eh? Cioè, tutti quelli che non partecipano alla scuola, poi vi invitiamo quando verranno i chiaro, gli aperti alla città, vi invitiamo tutti. Noi saremo parte attiva nel cercare di regolare il messaggio, chiaro che come al solito ci aspetta un periodino tra elezioni amministrative locali, elezioni europee, un po' di attività che hanno fatto sul territorio per le problematiche di tutti i figli, le feste dell'unità, che sembra così, ma veicolano una parte delle... Poi voi che restiamo cercando di primarie da fare. Dobbiamo quelle delle giornate. Ah, perché rimaniamo. Io sono già fissata le giornate. Scusate, ci sono un paio di domande. Giulia, una è le modalità di iscrizione e due se bisogna essere iscritti al PD per Allora, non bisogna essere iscritti al PD. Non è che sono iscritto dove stanziare, no, però certo, se uno si vuole iscrivere, cioè, siamo ben contenti. Anzi, l'obiettivo è che rimangano iscritti anche dopo aver completato il corso. No, ma guardate che in alcuni casi cioè... no. Quindi non è l'iscrizione, non è un requisito per la partecipazione. Un'altra cosa ci sarà, quindi le candidature verranno, diciamo, mandate dal referente di zona via email alla formazione che ha già avuto. Ci sarà un seminario anche sulle feste di novità, perché organizzare una festa di novità è lì interessante, lì guardate che chi verrà a insegnarcelo sarà poco, quindi ci sarà chi ha esperienza di organizzare una festa di novità, però anche fare le feste di novità non è affatto così semplice come si pensa, quindi anche su quello ci vuole, c'è da portare un'esperienza, da tramandare un'esperienza. Ma più che idea, sì, avevamo lanciato nel nostro programma di circolo, però non so se riusciamo a raggiungere per quest'anno, e avrei voluto parlare con Marco Questo, ma sono molto sensibile, ho detto che bisogna risentire, è quello di cominciare a costruire dei bilanci di disciplina, dei rendiconti di sostenibilità del feste comunità, cioè per essere comunità sempre più sostenibili e a minore impatto ambientale, eccetera. Che sembra così una banalità, però io dico che ti metti lì con cervo italiano, quindi sono successe le funzioni italiane. Non è così banale. Noi siamo molto convinti di portare avanti questo ragionamento. È chiaro che poi c'è da discutere con tutte le persone, sappiamo che sono persone che si mobilitano quasi esclusivamente per le feste novità, quindi devi coinvolgere in questo modo. Però sono tutti temi affascinanti. I volontari della festa novità vorrebbero insegnare ai ragazzi come si organizzano queste novità. Cercheremo di fare anche questo passaggio. Ah sì, io che partecipo per fare Abbiamo portato alcuni ragazzi a Budapest perché
perché in quel momento ci stanno succedendo delle cose abbastanza. A Budapest hanno appena chiesto la schedatura, un partito che si chiama Jobbik ha chiesto la schedatura di tutti gli ebrei che svolgono funzioni pubbliche, no, per capire che cosa c'è in Europa e che cosa non arriva qui. E abbiamo preso questi ragazzi e abbiamo fatto questa esperienza per portarli in giro a capire che cosa sta succedendo. Però ovviamente abbiamo speso molto meno. Quando abbiamo partecipato con gli Erasmus democratici alle presidenziali di Olanda, di cui non so se lo sapete, perché non veniva fatto il crowdfunding, quindi non dovevamo rendicontarlo a nessuno, però con alcuni ragazzi abbiamo fatto gli Erasmus democratici. Cioè quando c'erano le elezioni di Olanda, abbiamo preso, siamo andati a Parigi e siamo andati a tenere una mano. Ci hanno accolto lì in Rue Solferino, cioè nel quartier generale di Olanda, li abbiamo portato la più fortuna. Se avessimo portato la stessa fortuna qua in Italia, probabilmente non ci troveremmo in questa situazione, però e abbiamo speso per portare 7 ragazzi lì 700 euro, che vuol dire viaggio Ryanair, andata e ritorno, sono stati accolti lì da ragazzi del Partito Socialista Europeo, quindi non hanno speso niente dal punto di vista delle spese. Quindi i docenti non vengono pagati, vengono pagate solo le trasferte. I costi che noi manteniamo sono quelli di sale, attività, ma saranno, secondo me, ci riusciremo ad autofinanziare semplicemente con quello che raccoglieremo nel crowdfunding, così che potremo prendere una voce a bilancio e metterla da altre parti che magari sono più in sofferenza, penso ai circoli, penso a queste realtà qui. E tutte le spese comunque verranno messe sul sito. Quindi qualsiasi spesa verrà rendicontata. Chi saranno i docenti? Giusto che ce lo diciamo. Giovanna Cosenza, che magari qualcuno di voi la conosce, che è una professoressa di scienze della comunicazione. Dino Venduni, che è diciamo la persona che lavora per Proforma, che è la società che ha fatto la campagna elettorale per Vendola e per Matteo Renzi. Francesco Nicodemo, che è responsabile della comunicazione, Fabrizio Barra, Carlo Galli, Salvatore Vassallo, Leonardo Setti, professore di chimica dell'Università di Bologna che ha fatto le comunità solari, Andrea Carinci, Filippo Daddei, aiutatemi con i nomi, qualcuno che si ricorda. No, una bella cosa, Poi se mi ricordo tanto li mettiamo tutti, li pubblichiamo tutti, però insomma, successe la rossa, Cronopolis, Trimarchi, adesso stavo cercando quella cultura, si chiamano Trimarchi, Sacco, Cronopolis, Cassani, e Wadid Bascali, che sono quelli che hanno fatto la Vena 2019. Sì, sono molto bravi. E Lea Montatti, che è un assessore delle politiche europee, per esempio a Cesena. E Chiara Buongiovanni, che dicevo prima. Assessori a Gabellini, che è l'assessore all'urbanistica per il PSC, insieme alla Porta Urbana. Quindi alla... Esatto. E poi la Silvia Giannini, cioè l'assessore al bilancio, che è vice sindaco del Comune di Bologna, insomma una platea di persone che vuole dire bene, ok, importante, si può partecipare anche se non dovranno essere ancora.